Buongiorno e ben ritrovati, cari telespettatori di Fano TV. Questa è la rassegna stampa di oggi, lunedì 14 agosto 2017. Allora, siamo in diretta alle 7.30. Un saluto anche a coloro che ci seguono su internet e nelle repliche spazio un po' in tutto il palinsesto della mattinata. L'ultima lo ricordo è alle 13:30. Allora partiamo dal santo del giorno, anche perché oggi ricordiamo un santo straordinario. Leggetela la storia di San Massimiliano eh, Colbe che è un eh, santo dei nostri tempi eh, del secolo scorso, ma che comunque eh, ha fatto davvero tanto ed ha una storia struggente, incredibile, tra l'altro fondatore anche della Milizia dell'Immacolata. Il sole è sorto alle 6.10 e tramonterà alle 20.16 minuti. Il tempo c'è poco da dire perché oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento. Domani, lo stesso giorno di Ferragosto, avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature in ulteriore lieve aumento. Così aumenteranno e il tempo sarà buono anche per i prossimi giorni. Il resto del Carlino, in prima pagina, mette la caccia alla donna dopo una lite furiosa e un fatto di sangue avvenuto nella notte in Via Rossi a Pesaro. È stato ferito gravemente un, il suo compagno, o perlomeno con un uomo. Che frequenta questa donna, un trentunenne, che è stato accoltellato al collo poco prima delle due di notte, durante appunto questa lite. I carabinieri adesso cercano la persona che si, trova, che si trovava con lui, fuggita subito dopo. Poi si parla anche di queste eh, palle, vedete, posizionate. Per impedire alle auto di parcheggiare, eh, però, palle che dividono la città di Pesaro. Tendono, tengono lontano le auto, dicevamo, ma sono un obbrobrio. Eh, questo è il nuovo arredo del eh, corso pesarese. Sopra, invece, dopo l'incendio, gli incassi vanno in fumo, eh, parliamo del Parco San Bartolo: campeggi e trattorie semivuoti, il ferragosto eh, buio dei ristoranti. A Fiorenzuola e Castel Di Mezzo le presenze dei turisti. Si sono uh, abbattute, i titolari siamo isolati con i telefoni, in tilta anche il banco, ma adesso aspettiamo i eh, bonifici. La pagina invece eh, principale dell'edizione pesarese del Corriere Adriatico apre con le sfere della discordia, quelle palle che abbiamo visto poco fa sul Carlino, eh, quelle contro la sosta selvaggia. Dopo sedute e alberi, tocca il corso 11 settembre. L'opposizione parla di ultimo sfregio alla città. Mentre la pagina è per questo schiuma party, che rappresenta un po' le varie feste che inizieranno oggi tra parti, eventi e rievocazioni, e che si spingeranno fin oltre il ferragosto, guida al divertimento, appuntamenti per ogni gusto tra costa ed entroterra per le 48 ore più calde dell'estate. Entriamo nel dettaglio, vediamo allora a pagina 3 del Resto del Carlino eh, questa lite, che, lite di coppia che finisce nel sangue con lei che ha coltellato il compagno e poi è fuggita. Eh, tutti e due erano ubriachi, forse lui aveva alzato le mani e lei lo ha trafitto con questo... Coltello per difendersi, un coltello da cucina, una lama di 20 centimetri che è penetrata nel collo di questo 31enne vicino alla giugulare. È successo in via Rossi, lo ricordiamo all'angolo con via tito Titosferi. E I due sono romeni, entrambi senza fissa dimora, mentre lui viene portato all'ospedale. I carabinieri si sono, messi in, alla, si sono messi alla ricerca della donna che però sembra eh, scomparsa nel nulla. La pagina di Fano invece apre con il, gli appuntamenti eh, che ci sono stati nei, nei giorni scorsi: il body painting, per esempio, che sarebbe quest'arte quest di dipingere eh, il corpo di modelle o modelli, e poi le lanterne, insomma, uno spettacolo per gli occhi. Migliaia alla Notte dei Desideri a Torretti di Fano, sfilata con abiti dipinti al Colossea Festival, lungomare invaso da vacanzieri e residenti per l'evento più magico dell'estate. Poi c'è il racconto qui di spalla, sempre sulla pagina di Fano del eh, Corriere Adriatico, di un brutto episodio, una brutta avventura che è avvenuta che è avvenuto nei giorni scorsi a, a, ad una donna di 48 anni, una signora fanese di 48 anni che era andata al cimitero dell'Ulivo, eh, ha utilizzato eh, la, la, la navetta, questo, questo doblò, la navetta che porta al cimitero dell'ulivo e in un, in un attimo si è ritrovata con la mano incastrata, anzi schiacciata. Senza possibilità di liberarla dalla morsa del portellone di, questo, di questa navetta perché ha chiuso lo sportello scorrevole, però le è rimasto un dito de, in mezzo, incastrato, è dovuto intervenire addirittura eh, il 118 e i, vigili, e i vigili del fuoco. E tutto viene raccontato nella pagina de, di Fano del Corriere Adriatico. Sotto invece si parla anche del fermo Pesca che. È per il portavoce Tonino Giardini, un po' un autogol anche per i nostri villeggianti, e il portavoce eh, dice, attacca l'attuale normativa e propone un sistema invece a zone. Abbiamo parlato di feste, abbiamo parlato di parti. C'è qualcuno che eh, li aspetta per eh, svagarsi un po' ed altri invece che li detestano perché di parti eh, ci vivono tutte le sere con i parti, ma sono i residenti, in questo caso eh, quelli che stanno vicini allo Chalet del Mar. Non è una novità, eh, è una cosa che si ripete ogni anno, però. Dopo l'ultimo via libera della Commissione si prepara lo scelto del Mar e si preparano soprattutto i residenti ad una movida ferragostana per 1.240 clienti. Un residente che è portavoce del malumore di Arzille Gimara dice che i decibel, cioè la musica, le urla e anche l'alcol sono un incubo di insensata tolleranza. Sotto invece la Fondazione Teatro, la buona gestione della Fondazione Teatro della Fortuna di Fano, chiuso l'anno con un utile di 202 euro. Gli abbonamenti e gli abbonati sono saliti a 783, aumentano anche le serate di prosa in arrivo. Eh, Placido e Bentivoglio. Andiamo sulla pagina eh, di Iesi, perché guardate la fotografia, questa bella fotografia di questa signora. Eh, di 79 anni, che purtroppo non c'è più, in lacrime per Miss Fileni si è spento il dolce e tenace faro della famiglia Fileni, quella mamma così forte e coraggiosa che è stata l'anima gentile di quella che oggi è una holding leader mondiale del pollo biologico e dei prodotti genuini e di qualità. Rosina Mart Martarelli, eh, moglie di Giovanni Fileni e mamma di Roberto e Massimo, aveva 79 anni. Anima della famiglia, oggi lascia un grande vuoto. Rosina e Giovanni erano mezzadri e coltivavano la terra per conto dei proprietari terreni. Da lì poi la storia che li ha portati appunto ad essere al leader mondiale del pollo, eh, il pollo Fileni, che appunto tutti quanti noi conosciamo. Andiamo sulla pagina di Senigallia, invece guardate qua queste fotografie eh, si riferiscono a, um, del materiale che è stato sequestrato ad uno che andava ad un giovane che è stato fermato, andava, girava in bicicletta e, e gli hanno trovato katana e mazza da baseball. Questi oggetti erano nell'auto parcheggiata vicino. In tasca aveva anche un coltello ed una pis, eh, pistola eh, giocattolo. Ebbene, si tratta di un ventinovenne originario di Fano. E, e qui c'è tutto il racconto eh, di questo controllo che è stato fatto dalla polizia, eh, della polizia di Senigallia, dal quale, dal quale il controllo appunto, è venuto fuori tutta questa roba qua. Andiamo adesso invece, eh, andiamo avanti sul, sul Corriere Adriatico. Guardate, eh, qui lo vediamo forse in maniera molto più... Eh, grande, quindi capiamo meglio anche da questa maxi fotografia pubblicata sul Corriere Adriatico in pesaro primo piano queste sfere che effettivamente insomma non sono un granché almeno così a vederle subito colpo d'occhio ma ecco sono Spuntate a sorpresa lui, sul corso 11 settembre, non ha non ancora terminato e subito hanno innescato il dibattito, come sempre, divisi tra chi è favorevole e chi è invece contrario, come i tempi delle panchine pop alla palla di pomodoro o dell'albero in piazzale Olivieri. Poi si tratta semplicemente di farci l'abitudine, però ecco, forse sono un po' troppo. però adesso. Vanno bene, l'importante è che funzionino e che tengano lontane le auto. Questa mattina il comune dovrebbe affidare ad una nuova ditta quel che resta del cantiere in via San Francesco. Lo ricordo, siamo a Pesaro. La pagina di fano invece del, Corriere, del resto del Carlino, eccola qua, con questa notizia che riguarda un 35enne. Uh, a 35 anni aveva un sogno: costruire una barca con le sue mani e uh, veleggiare da Torretti di Fano a Venezia. Invece, a 40 anni, l'ha realizzato. Si chiama, si chiama Samuele Giommi per gli amici, Sam. Eh, e lui racconta sono partito domenica scorsa e sono arrivato ieri mattina alle 4 l'avventura la potete leggere in tutti i dettagli e particolari sulla pagina di Fano Urbino di oggi eh, sul, sul resto del Carlino poi gira con una pistola, giocattolo e un catano nell'auto è stato denunciato un ventinovenne pregiudicato di Fano nell'auto aveva appunto una mazza da baseball e questo Catana, non è sfuggito però all'attenzione dei poliziotti di eh, Senigallia A Cagli invece San Francesco conquista il Paglio dell'Oca, agguerrita competizione quest'anno sotto gli occhi della città gemella eh, Spocane. Spero si lecca e si dica così. Nozze d'oro invece per questa eh, coppia che eh, ha festeggiato ieri con parenti ed amici. Siamo sempre a Cagli. E stasera continua invece a Fano la festa del Borgo Cavour, la ventiduesima edizione iniziata ieri, continuerà anche nella giornata di oggi. Andiamo eh, di nuovo sulla pagina di Pesaro del Corriere per questa brutta storia legata a questa. Cagnolina che è stata salvata sull'autostrada A14 Adriatrica, i suoi cuccioli adesso cercano casa. L'appello di chi l'ha trovata stremata nei pressi del casello è la storia di Randy, una cagnolina meticcia salvata da una signora di Pesaro di nome Alessandra vicino al casello autostradale dove era stata abbandonata la merce della strada e dei mezzi che sfrecciano. evidentemente i titolari dovevano andare in vacanza una storia che si ripete purtroppo e andiamo a Urbino invece dove questi sono i giorni belli, giorni belli della, eh, della, della festa del Duca e c'è la Ita dove si potranno vedere nobili contropopolani eh, la festa del Luca si fa cruenta per il Mi Back eh, tra i 15 giochi più prestigiosi d'Italia, ci sarà la benedizione alle 20.45 e poi il gran finale e questo è un momento nella fotografia della, della sfida. Anche, eh, poi Cagli, Cagli vuol fare l'americana e si gemella, si gemella appunto con questa eh, località americana. Uh, L'accordo è stato siglato nella giornata di sabato dai sindaci uh, Alessandri e da quello americano John Condon a Cagli. E quindi c'è questo gemellaggio con la città americana. Mentre dalla Valle del Cesano abbiamo la cronaca con le case minacciate dalle fiamme, paura per due distinti roghi scaturiti in contemporanea in zone residenziali e negozi. I residenti dicono abbiamo, e raccontano: abbiamo visto persone scappare, poi il fumo, i vigili al lavoro per circa tre ore. Sono roghi che hanno minacciato le case eh, eh, di Mondolfo, e nelle foto vedete. Appunto i due roghi intorno alle 15 e 15.30 che sono divampati in contemporanea. Le ultime pagine, andiamo su Senigallia: Senigallia per ricordarvi che oggi c'è la benedizione del mare rispetto a quelle che abbiamo visto noi a Fano e a Pesaro. Qui c'è di diverso l'orario, l'appuntamento infatti è nella banchina del piazzale Rosi alle 21.30 dove e quando si terrà la santa messa presieduta dal vescovo della diocesi di Senigallia Franco Manenti affiancato chiaramente da tutti i sacerdoti della città al termine della celebrazione eucaristica seguirà la benedizione del mare e delle attività che lo ripeto appunto rispetto a Fano e Pesaro per esempio a Senigallia è di sera alle 21:00 e eh, 30. Movida shock, sempre da Senigallia, ragazzini sballati di alcol a 16 anni in come cometilico sul lungomare, era a terra soccorsa e portata all'ospedale, secondo caso in pochi giorni, caccia al venditore eh, fuorilegge. Poi ancora cronaca: un bimbo di 7 anni salvato in acqua, eh, un bambino di cingoli, sempre. Eh, nelle Marche è stato soccorso ieri a Cesano di fronte alla spiaggia libera, era entrato poco prima delle 13 e si è sentito male per una congestione. E poi lo sport con il Fano che debutta con due reti e eh, vince 2-0. Eh, in quel di Sant'Arcangelo i granata trionfano, i gol di Melandri e Germinale. La stagione dunque per il Fano eh, parte bene, c'è la soddisfazione chiaramente anche dell'allenatore Mister Cuttone, che ha salvato il Fano la scorsa stagione, e che parla di una partita trabocchetto che comunque eh, la squadra ha affrontato bene. Noi ci fermiamo qui, la rassegna torna non domani perché domani è Ferragosto, ma nemmeno il 16 perché i giornali non saranno come di consueto in edicola, quindi ci rivedremo il 17. A voi tutti auguri di una buona giornata.